Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Io sono Valentina e in questa nuova rubrica analizzeremo, impareremo e scopriremo insieme i vostri progetti condivisi sulla nostra pagina Facebook Medie di Maglia. In particolare, in questa puntata analizzeremo quelli condivisi nella settimana tra l'11 e il 17 maggio. Scopriamoli insieme! Il primo progetto che andremo ad analizzare è un lavoro di una nostra fedelissima cliente che è Alessandra Bocchi. Lei ha realizzato una maglia e ha preso spunto da un tutorial che potrete insomma vedere su tutti i nostri social e ne ha dato una versione del tutto personale. Infatti lei ha utilizzato il Dormicolor. Abbiamo chiesto gentilmente insomma di lasciarci anche qualche commento e lei carinamente ci ha detto che personalmente ha trovato il filato Dormicolor meraviglioso, che si lavora benissimo, la resa è splendida, i colori sono stupendi e ne ha fatta una bellissima scorta. Noi ovviamente la ringraziamo per queste belle parole e le facciamo i nostri complimenti per questo meraviglioso progetto. Il secondo progetto che andremo ad analizzare è quello di Francesca Mondo, che ci permette di trattare di uno dei temi più richiesti all'interno del nostro servizio di assistenza. Quante volte vi è capitato di acquistare dei gomitoli in più per non correre il rischio di non trovare la stessa partita o il filato, oppure perché non sapevate esattamente quanto materiale vi occorresse? Ecco, questa è un'idea di come utilizzarlo. Lei ha realizzato questi fiori con il filo di Scozia e in particolare con l'Amanda e l'Anastasia, e a tal proposito ci dice: il filato Amanda è meraviglioso, lo uso per tantissimi lavori e per alcuni fiori che hanno bisogno di più struttura è perfetto. Per altri invece che prevedono l'utilizzo del filo di ferro per modellare i petali, uso l'Anastasia, perché essendo più sottile rende il lavoro ancora più delicato. Beh, non possiamo fare altro che dire brava Francesca! La terza ed ultima foto che vedremo è quella che ho ottenuto più mi piace durante la settimana analizzata e in questo caso parliamo della copertina di Tonia Sarria. Le abbiamo chiesto se poteva darci qualche informazione in più, così che qualora qualcuno di voi volesse riproporla ovviamente insomma può farlo. A tal proposito ci ha spiegato che la copertina è larga 78 cm, alta 100 e che per realizzarla ha utilizzato circa 400 g di filato patti. Ha aggiunto oltretutto che il patti è un filato di ottima qualità, con un'ottima resa, piacevolissimo da lavorare, che scorre benissimo sui ferri e soprattutto è morbidissimo. Quindi, che dire, insomma, ottimo risultato Tonia. Ovviamente se volete qualche informazione in più in merito alla lavorazione con cui ha realizzato questa copertina, potete contattarci sui nostri social. Questa puntata termina qui. Ovviamente se avete delle domande o delle richieste da farci potete scrivere nei commenti qui sotto il video e sarò io personalmente a rispondervi. Che dire, grazie mille per averci seguito e alla prossima puntata!